Beer Food Attraction 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Do You Mix, la business unit dedicata alla mixology di Casa Optima, e siamo in compagnia della responsabile della business unit, Monica Balocco. Monica, buongiorno e bentornata. Buongiorno a voi. Monica, siete al vostro primo Beer and Food Attraction. Perché siete qui? Beer and Food Attraction è sicuramente un momento per noi fondamentale per presentarci a tutta la filiera del beverage. È una fiera che ci fa incontrare il nostro target, è una fiera che è cresciuta molto e con l'area Beverage and Spirits ci dà veramente la possibilità di presentarci e di incontrare tutti i nostri interlocutori a cui Do You Mix si rivolge. È nata nel 2022, 2 anni fa, ma è già cresciuta tantissimo. La business unit che si chiama Do You Mix, e alle nostre spalle vediamo una serie delle varietà che offrite al mercato, davvero tante, quest'anno si presenta con ulteriori novità. Assolutamente sì, Do You Mix è stata presentata al mercato 2 anni fa, ci sta dando moltissime soddisfazioni. Per noi è un progetto strategico, per l'azienda è un progetto focus e strategico. Abbiamo iniziato 2 anni fa con lo sviluppo internazionale e oggi siamo presenti con Do You Mix in oltre 50 mercati, con delle presenze importanti nell'area del Middle East, della Spagna e del Portogallo, dell'Est Europa, e stiamo costruendo invece la rete distributiva in Italia, e questo è il motivo per cui siamo qua. Che cosa prevedete per il 2024? Cosa avete in cantiere? Innanzitutto quello di ampliare la gamma dei nostri premix a base frutta, gli squeeze, dove presentiamo 2 assolute novità che sono la mela verde e i frutti gialli. Quella di presentare i cordial, che sono dei premix che uniscono la frutta alla botanica e che aiutano i barman nella preparazione sia dei cocktail che dei mocktail. È quello di presentare la nostra nuova gamma di sciroppi che abbiamo ampliato per coprire non solo le necessità delle caffetterie ma anche della parte serale. E allora ce lo facciamo raccontare dal vostro specialista che è alle nostre spalle, Davide Balestieri. Eccoci qui, allora scusaci nel frattempo, Monica, vieni qui, seguici Davide, vieni, buongiorno. Buongiorno. Allora, Davide, raccontaci intanto cosa abbiamo qui davanti. Qui davanti adesso vi preparerò un drink, una variante su un grande classico come l'Apple Tini, con il nostro squeeze alla mela verde, che è uscito appunto quest'anno, la nuova referenza, e il nostro lemon mint. Passiamo alla parte operativa, allora tu a questo punto devi cominciare, raccontaci anche man mano, io passo dall'altra parte, mi metto proprio a fianco a te mentre tu vai a preparare il tutto. Amici, sono diventato un barman anch'io, uno specialista della mixology. Davide, cosa stai facendo? Stiamo andando ad aggiungere adesso la parte alcolica. Il nostro concept appunto è di facilitare l'esecuzione e l'operatività dei bartender dietro il banco con meno passaggi possibili, ma tenendo sempre in considerazione appunto la qualità del drink in uscita. Ho appena messo il lime and mint appunto per apportargli una parte di acidità. Vado ad apportare la parte di mela verde. Naturalmente non può mancare il ghiaccio. Mai, un ingrediente fondamentale per la realizzazione di un buon drink, oltre appunto la materia prima o i premix, come in questo caso quelli che ho appena usato. Diluizione, apportare la diluizione necessaria e siamo pronti per versare. Il drink è finito. Ah, fantastico. E allora, mentre tu versi, io provo a... ecco qui, andiamo, vai, eccolo qui. E questo andremo ad assaggiarlo appena abbiamo terminato l'intervista. Nel frattempo però
ho da chiederti quali sono le novità di prodotto che Do You Mix oggi porta a Beer and Food Attraction. Abbiamo portato la nostra linea dei cordial, come potete vedere, che adesso ve li mostrerò, un premix a base zuccherina con due parti aromatiche. Di solito si parte appunto da una parte di frutta per poi passare a una botanica, per andare ad apportare appunto il giusto bilanciamento all'interno del drink, sia la parte zuccherina acida e a frutta e botanica. Con questo andiamo a fare un twist on sul Cosmopolitan, Gimlet e Piña Colada. Abbiamo espanso poi la nostra gamma appunto di sciroppi, dei syrup, come vedete alle mie spalle, con tre nuove referenze sugar free, che appunto si va incontro a quello che è un mercato sempre più in espansione, quello dell'healthy. Abbiamo posto un accento molto molto importante sulla reperibilità e sulla selezione appunto della parte aromatica dei nostri sciroppi, appunto per poter apportare all'interno del drink un'importante parte aromatica e a livello organolettico. Davide, grazie per tutte le informazioni. Abbiamo voluto dare maggior spazio a te, che sei prettamente tecnico e sei un grande professionista della mixology, proprio per dare appunto visibilità ai prodotti, ma soprattutto perché avevamo una gran voglia di assaggiare ciò che tu hai preparato. Naturalmente lo faremo fra pochissimi secondi. Ti ringrazio molto per la disponibilità. Grazie a voi, buon proseguimento.